Un saluto a tutti gli amici di Excel. Io sono Enrico Galli e in questo video vi farò vedere le nuove funzioni di Excel Swiss Knife 5.0. Prima di iniziare vorrei fare qualche ringraziamento. Innanzitutto ringrazio gli utenti che stanno decidendo, che hanno deciso e stanno decidendo di supportarmi con una donazione. Il software è completamente gratuito e può rimanere tale solo grazie a voi, grazie agli utenti che lo apprezzano e decidono di supportarlo con una libera donazione di qualsiasi importo, davvero non è importante la cifra. Anche 1 euro, se tutti quelli che scaricano il programma mi dessero 1 euro, io sarei molto contento, ve lo assicuro. Qui sulla barra degli strumenti creata dal programma trovate un pulsante che vi porta alla pagina delle donazioni, vi lascerò anche il link in descrizione. Questa è la pagina delle donazioni dove in modo un pochino così scherzoso rappresento i vari importi che si possono donare, ma la cifra la decidete voi liberamente. E avrete anche l'accesso a un'area riservata del sito dove si potranno scaricare le versioni beta e altri download non accessibili agli utenti che non sono dei donatori, diciamo. Voglio inoltre ringraziare per l'aiuto che mi hanno dato nello sviluppo degli strumenti che andremo a vedere tra poco, Marco Russo, che molti di voi conosceranno, è uno dei fondatori di SQL BI e una delle massime personalità mondiali, insieme all'altro nostro connazionale Alberto Ferrari, nel mondo del DAX e della business intelligence. Mi ha dato un grosso aiuto nell'utilizzare il loro strumento DAX Formatter all'interno di Swiss Knife. E anche Christian D'Antoni, che è un ragazzo, un utente del programma, che mi ha scritto in privato e mi ha dato degli ottimi suggerimenti per implementare alcuni strumenti che io ho accolto molto volentieri perché erano ottime idee. E quindi grazie Christian, adesso vedremo anche il frutto dei tuoi suggerimenti, spero che ti piacciano. Andiamo quindi a vedere un pochino le novità, iniziando dalla modalità scura o dark mode, che dir si voglia. Quindi impostazioni, aspetto e prestazioni, e ora possiamo scegliere tra questi due temi: il tema chiaro, che è quello che c'era già, e il tema scuro, che ha lo sfondo scuro e i caratteri chiari. Quindi se scegliamo questo tema, salva impostazioni, le finestre avranno questo nuovo aspetto con il fondo grigio scuro e il testo bianco. Fatemi sapere se vi piace o se preferite la versione classica e qualunque miglioramento potrei apportare per renderlo più interessante e più fruibile. Per quanto riguarda gli strumenti veri e propri, abbiamo quello che si trova nel menu testo e si chiama Estrai caratteri. Estrai caratteri riprende alcuni strumenti che erano già presenti in un'altra maschera, ma ho voluto riordinare un pochino, quindi li ho tolti dall'altra maschera, dall'altro strumento che era già molto affollato, e ne ho creato uno a parte aggiungendo molte funzionalità in più. Quindi prendendo un intervallo di celle, estrai caratteri mi permette di estrarre in modo molto rapido un certo numero di caratteri iniziali, finali o un intervallo tra due numeri di caratteri, diciamo. Poi tutto quello che viene prima di un certo testo che andrò a digitare o dopo un certo testo, solo i numeri o solo il testo, con inoltre la possibilità di separare i gruppi consecutivi di caratteri simili, diciamo, con un carattere, che uno o più caratteri che andiamo noi a decidere. Per fare un esempio rapido, vediamo in questa colonna matricola abbiamo
bisogno degli ultimi 6 caratteri, quindi mettiamo caratteri finali 6, esegui, e in un istante abbiamo semplicemente troncato solo gli ultimi 6 caratteri di queste stringhe. Per quanto riguarda invece la parte della business intelligence, che è quella su cui mi sono più focalizzato per questa versione, abbiamo diverse novità. La prima che voglio farvi vedere è la creazione di una tabella calendario, cioè di una query che genera un calendario, ovvero quello che tutti quelli che lavorano in Power Pivot e Power BI sanno benissimo che serve per attivare le funzioni di Time Intelligence del DAX, e comunque è fondamentale per qualsiasi tipo di elaborazione su base temporale. Quindi andiamo nel menu Power Query, c'è l'ultima voce nuova che è Crea tabella calendario, e si apre questa maschera in cui posso decidere, oltre al nome della query e se caricarlo o meno nel modello dati, l'anno iniziale, l'anno finale, il mese di inizio dell'anno fiscale, e quindi se io metto 7 vuol dire che il mio anno fiscale va da luglio al giugno dell'anno successivo, e poi divise per, diciamo, sottoinsiemi abbiamo una lunga serie di colonne che possono essere scelte liberamente tra quelle che interessano. Quindi diciamo che il trimestre non mi interessa, l'anno fiscale neanche, il mese fiscale neanche, tutto il resto lo tengo, togliamo passato futuro che non mi interessa per questa elaborazione, clicco esegui. E in pochi secondi, creazione calendario completata, e abbiamo la nostra query che è esattamente quello che ci aspetteremo di vedere, ovvero una query che genera una tabella calendario con tutte le colonne che noi gli abbiamo indicato. Passando alla parte Power Pivot, abbiamo molte altre novità interessanti che si trovano nel menu Tabelle Pivot DAX. Qui abbiamo due nuovi strumenti che sono Esporta codice DAX delle misure e Formatta codice DAX delle misure. Partiamo da Esporta. Se io lo clicco, che cosa succede? Mi viene chiesto se desidero inviare a DAX Formatter tutte le mie misure per diciamo formattarle nel modo più corretto. Io gli dico di sì, mi mostra le opzioni, perché nella maschera delle opzioni di SwissKnife possiamo impostare anche le opzioni di DAX Formatter, quindi la spaziatura lasciamo automatico, il separatore argomenti se siamo in Power Pivot lasciamo punto e virgola, almeno in Italia, e la lunghezza del codice, delle linee di codice, si può scegliere tra corte e lunghe. Noi mettiamo corte in questo caso, salva impostazioni, e automaticamente le mie misure vengono inviate a DAX Formatter e viene generata una finestra dove mi mostra tutte quante le misure che ci sono nel mio modello di dati, e posso molto semplicemente copiarle negli appunti con un pulsante e magari incollarle in un forum o in un sito per dare assistenza magari a qualche altro utente. La seconda utility che vi voglio far vedere è quella che invece formatta il codice DAX delle misure. Questo, diciamo, fa la stessa cosa che abbiamo visto prima, però la formattazione che abbiamo visto prima era solo per quell'output testuale. Se invece noi rispondiamo sì a questa domanda, mi fa vedere di nuovo tutte le misure, e andrà effettivamente a modificare il mio codice e a formattare il mio codice nel modello di dati. Infatti mi dice 5 misure formattate, e possiamo andare a vedere per esempio dal menu Power Pivot misure, gestisci misure, prendiamo per esempio questo qui, la media mobile, che era uno dei più complicati, e vediamo che me l'ha formattato esattamente come viene fuori dal sito DAX Formatter. C'è
Però qualcosa in più, forse la cosa più interessante di questa parte è siccome andare nella finestra gestione misure, andare a capire qual è la misura perché magari gli abbiamo cambiato il nome oppure dover andare qui nell'elenco delle colonne, andarsela a cercare, è un po' macchinoso. Inoltre, si può aprire in editing una sola finestra per volta. Allora io ho pensato di migliorare, se è possibile, un pochino questa esperienza e perciò che cosa possiamo fare? Clicchiamo col tasto destro molto semplicemente su una cella dove c'è una misura e dal menu contestuale facciamo modifica la formula DAX. Si apre questa finestra che non è una finestra di Excel, è una finestra creata per il mio programma. E mi mostra la misura, mi permette di cambiare il nome della misura e lo va a cambiare anche in tutte le misure che la richiamano, al contrario di quello che succede facendolo dall'interfaccia di Excel. Poi posso anche editarla, qui per esempio invece di meno 7 posso scrivere meno 10 e formattare il tutto con DAX Formatter. Ora vi faccio vedere la differenza tra righe corte e righe lunghe che abbiamo visto prima. Da questo pulsante con l'ingranaggio richiamiamo di nuovo le opzioni, facciamo righe lunghe, poi clicchiamo DAX Formatter e vedete, me l'ha riformattato con meno righe di codice, mettendo più argomenti sulla stessa riga. Quindi molto interessante poter giocare con queste opzioni. Poi faccio applica e viene salvato nel mio modello di dati. Bene, posso fare anche delle cose in più, però. Ecco qua. E diciamo che la prima riga mi dice var rolling uguale revenue rolling 7 days. Che cos'è questo revenue rolling 7 days? Qui non lo trovo, in realtà l'avevo rinominato, quindi non riesco a capire bene. Che cosa posso fare? Faccio un doppio clic sul nome della misura, semplicemente un doppio clic, e mi viene chiesto aprire un'altra finestra per modificare Revenue Rolling 7 Days. Se rispondo di sì, mi viene aperta un'altra finestra con la misura che ho richiamato e posso editarle tutte e due contemporaneamente e anche vederle contemporaneamente, il che può essere molto interessante perché a volte serve confrontare due o più misure e con l'interfaccia di Excel non è possibile farlo. Poi clicco di nuovo sulla mia tabella pivot, apro una terza misura ed ecco qua, posso confrontare più misure e editarle in modo assolutamente indipendente. Ho concluso la panoramica molto rapida delle novità di questa versione 5.0 di Excel Swiss Knife. Se vi interessa, potete scaricare il programma, vi lascio il link in descrizione. Mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e fatemi sapere se vi piacerebbe vedere dei video di ulteriore approfondimento su alcuni di questi strumenti o su altri del programma che vi incuriosiscono particolarmente. Un saluto a tutti da Enrico Galli, alla prossima. Ciao!